Siamo qui con Luca Berardinucci, proprietario del Winston Churchill, co-proprietario del Winston Churchill, diciamo, vincitore della scorsa edizione. E cosa pensa di queste manifestazioni? Lei che l'ha vinta l'anno scorso, quest'anno comunque si è aggiudicato il passaggio alla fase finale, essendo eliminato molto prima. E cosa pensa che lo sport possa rappresentare per una vallata come quella di San Lorenzo al Mare? Ci tenevo anche a dire che comunque Berardinucci, anche se adesso le strade sono separate come le mie, è stato uno dei fondatori della Prodio, società che attualmente gestisce i campi di San Lorenzo al Mare, ed è stato importante anche lui, come tutti noi, nel nostro piccolo, per diciamo, far ripartire dopo anni di assenza lo sport nel territorio. Intanto saluto tutti, ringrazio Marco per il preambolo, ma non sono stato solo io a fondare la Prodeo, eravamo in tre all'inizio, io, lui e Luca Abbo, e poi si è ingrandita, è una bella realtà, io per motivi miei ho dovuto abbandonare. Comunque la realtà va avanti, si gestisce i campi, ha delle squadre da calcio, tanti bambini. La prima cosa da dire è che mettere insieme 50 persone, se non di più, alla Befana è una cosa non facile, quello ringrazio Marco. Il formato del torneo discutibile, come già avevo parlato con lui, qualche incongruenza sulle fasce dei giocatori e quant'altro, però diciamo che le partite sono state equilibrate, sentite fino al punto giusto, ringrazio gli arbitri, sono stati molto professionali. Noi abbiamo fatto un buon girone, poi la mia squadra nel quarto di finale, secondo me ha preso con poca sufficienza la partita ed è uscita. Per il resto, un'ottima giornata di sport, la gente ha ancora voglia di giocare, sono contento che venga a giocare invece di stare soltanto davanti ai social network e quant'altro. Organizzato bene, con 20 euro, compresi dei premi, la ci hanno anche dato da mangiare, tutto squisito, tutto ottimo. Un ringraziamento alla Prodeo, a Marco che lo organizza e al Torre Saracena, se non erro, che ha vinto il torneo. Andando avanti, parlando di Winston Churchill, quindi di locale. Allora, un paio d'anni fa, 3 anni fa mi sembra, nasce questa iniziativa. 4 anni fa nasce questa, diciamo, Winston Churchill in versione moderna. Sì, con il mio socio ferraiolo, Daniele, che si chiama Ferri, abbiamo avuto questa idea di rilevarlo, un locale storico che io frequentavo già da quando ero piccolo, no? Quindi sono stato per 12 anni cliente, poi io e lui abbiamo avuto questa idea di rilevarlo e l'abbiamo modificato improntandolo anche sullo sport, soprattutto sulla birra artigianale, su piatti di carne, pizzeria, ristopub e quant'altro. È diventata una bella realtà, 4 anni che siamo lì, invitiamo tutti a venirci a trovare. Diciamo, 2 anni fa l'invenzione del marsupiale, poi rivista, stravista e tutta in bene, però diciamo che il marsupiale è stato almeno originariamente l'idea di Winston Churchill. Ci può dare una novità, una piccola chicca diciamo, per la stagione che sta invernale, che sta decollando e che adesso porterà fino alla primavera avanti? Ci può dare una chicca del menù? Sì, allora, la chicca del menù allora sono gli arrosticini abruzzesi che arrivano direttamente dall'Abruzzo, che non sono le classiche rostelle che possiamo trovare in qualsiasi ristorante qua. E poi la nostra sfida, la Man vs Food, che vi consiglio di venire almeno a leggere nel menù. Ieri l'abbiamo fatta per la prima volta, è stato un successone. Ha vinto il Winston invece che il cliente, però sono stati tutti contenti e divertente. E la novità di quest'anno è che stiamo puntando anche tanto sulla musica. Quindi ci saranno tutte le sere, dopo diciamo l'ora di cena e quant'altro, c'è sempre musica di vario genere che può scegliere anche il cliente, perché infatti abbiamo una musica, un repertorio molto ampio ed è un modo, è un locale conviviale che dai bambini ai più anziani tutti quanti possono venire a divertirsi e fare la loro serata. Lei che è diventato padre, quindi avrà messo la testa a posto in questa stagione, voglio che chiuda con un proverbio, il suo proverbio preferito. Il mio proverbio preferito è non fare agli altri quello che non vorrei che fosse fatto a me. Volevo Ridiciamolo meglio. lo ridiciamo meglio, comunque è quello. Io volevo dedicare questo mio torneo alla mia bambina Emma e alla mamma Anna. E intanto vi saluto che vi ho già annoiato abbastanza. Ci vediamo al Winston Churchill e continuate a seguire il calcio locale, soprattutto la Prodeo nella Valle del San Lorenzo. E grazie. Salute.